Prendersi un po' in giro da solo fa molto bene per non montarsi la testa, per non darsi delle arie e per non credersi veramente un uomo superiore. Io mi diverto tanto a non credermi un uomo superiore perché non lo sono, tra parentesi, quindi, ma però se mi guardo in giro non ne vedo tanto. L'ironia era la sua cifra stilistica, le battute taglienti, il sale che metteva nel condire minestre altrimenti insapori in un periodo in cui la politica era molto più ingessata di oggi. Perché Andreotti dichiarava di non sentirsi superiore, ma quel sentimento di superiorità forse un po' lo covava nel giudicare gli altri. Quanti dei suoi nemici in questo momento invidiano il suo barbiere? Beh, se dovessero farmi la barba loro userei il rasoio elettrico. Aforismi divenuti talmente celebri da trasformarsi in detti buoni per essere ripetuti in ogni occasione. Su tutti il potere logora chi non ce l'ha, coniato da uno che se l'è tenuto stretto per decenni in una politica dove ci sono più Dracula che donatori di sangue, copyright sempre del vivo. Sono Andreotti, non lo nego, ma non sono andreottiano, disse. Andreottiano però divenne il suo modo di esprimersi. Grazie, ha moltissime doti, quelle si suppongono, ma anche qualche difetto, direi, è un atleta con qualche dimenticanza. Per esempio, quando fa la staffetta si dimentica al passaggio di dare il testimone. Bettino Craxi, il bersaglio ricorrente, anche davanti al pubblico plaudente del bagaglino al quale non si sottrasse. A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, era l'altra pietra miliare della raccolta di aforismi. Paternità non sua, ma frase rimasta gli appiccicata negli anni. La stessa moneta però la usava per ripagare se stesso, per mettere in ridicolo i suoi difetti. Ho il sospetto che qualcuno tocchi ripetutamente la mia gobba sperando che porti fortuna, diceva. O ancora, vorrei esserci alla mia riabilitazione. L'allusione ai processi per mafia, a quell'incontro con Totò Riina che gli veniva imputato, che liquidava così: bacio raramente mia moglie, ma mai gli uomini. Se uno ti accusa per una cosa che hai fatto, oppure per una cosa che non hai fatto e dovevi fare, beh, pazienza, insomma, ma invece, insomma, come se uno mi accusarsi di aver fatto una cosa del Venezuela dove io non sono stato mai. A parte le guerre puniche mi attribuiscono di tutto, aggiungeva, eppure la morte gli attribuirono più volte, mentre il divo gongolava nel sopravvivere regolarmente all'annuncio dall'alto dei suoi anni. Ti vedo emozionata, ti emoziona un po' la vita? No, non lo so, ti vedo, beh, una bella presenza. Beh, la visita ai monumenti fa sempre a te.